finalmente di riappropriarsi della propria politica, della città, della propria regione, per non lasciarla in pasto al PDL, PD-L, Unione dei Carcerati, UDC e via, via discorrendo. La politica così convenzionale è morta. Noi ci hanno detto che siamo l'antistato, l'antipolitica. Guardate che questi ragazzi lavorano nella vostra città da almeno 4-5 anni in un gruppo che si chiama Meetup, lavorano sul programma 5 stelle, le nostre stelle sono il nostro programma, sono l'acqua pubblica. Acqua pubblica significa non tanto, state molto attenti alle parole, pubblica e privata, perché pubblica e privata non vuol più dire nulla. Qualsiasi persona ti dirà, guardate, quelli che vogliono privatizzare l'acqua ti dicono guarda che non si privatizza, si lascia pubblica l'acqua, la diamo solo in gestione a certe società multinazionali quotate in borsa perché hanno il know-how, il know-how. E infatti Bersanetor è andato a Carpi a fare una lezione, dire ma socio, cioè questo, hanno anche la cadenza vostra, quindi li sentite vicini questi politici, e diceva ma no, noi non vogliamo privatizzare, noi vogliamo che sia pubblica, ma la diamo alla Vivendi, la diamo a queste società multinazionali che gestiscono l'acqua come in Francia, no? E mentre lo stava dicendo il sindaco francese mandava via la società che gestiva privatamente l'acqua a Parigi, la mandava via a calci nel culo e si ripubblicizzava l'acqua a Parigi risparmiando 30.000 euro l'anno sull'acqua. Nello stesso momento in cui la sinistra dice non c'è problema, la diamo in gestione a queste società. Allora, la prima stella è l'acqua. L'acqua è interessante perché non è solo l'acqua che beviamo. È l'acqua della depurazione, sono le sovvenzioni, milioni di euro di sovvenzioni che si dividono i soliti noti, che si dividono ERA. ERA è stata messa alla berlina da questo signore qua che ha 28 anni, un cittadino, un ragazzo normalissimo che si è permesso di dire al vostro consiglio comunale chi è ERA e lo guardavano come un marziano perché hanno capito che mettere dentro un consigliere come lui e non è una persona che è lì che parla a nome suo per conto di un partito, ma è lì dentro e rappresenta un network, rappresenta tutti questi ragazzi che sono fuori, rappresenta migliaia e migliaia di persone che agiscono in rete. E allora lui gli ha detto, guarda che ERA è una società illegale, ha fatto società con una joint venture, con un'azienda anonima, non pubblica, un'azienda pubblica, si è suddivisa in 51 società per azioni e non può senza bando pubblico, perché 51 società per azioni? Per mettere 51 consiglieri di amministrazione di destra e di sinistra, e ERA spartisce la vostra vita, cioè all'acqua, all'energia, ai rifiuti, a qualsiasi cosa. E di gas e loro si affacciano ai propri cittadini dicendo che sono municipalizzate, multi-utility, state attenti alle parole. Allora è bastato mettere una persona come lui in un consiglio comunale per spiazzarli tutti, perché non si rendono conto, lo guardano come un marziano, non si rendono conto che dietro c'è un netto di specialisti, migliaia di architetti, migliaia di ingegneri, geometri, idraulici, che possono condividere lo stesso progetto che abbiamo e aiutare lui a partecipare ai consigli. E se mandiamo uno così, uno ne basta, io vi dico uno, noi non abbiamo probabilità di vincere, di fare il governatorato. Parola che non vuole dire niente, non esiste il governatorato in Italia, toglietelo dalla testa, si chiamano presidenti di regione, non governatori. Però se mettiamo una di queste persone dentro la regione, dove la regione è abilitata a fare leggi sull'ambiente, sulla sanità, sull'acqua, sull'energia, se ne mettiamo uno di questi ragazzi, mettiamo dentro un social network di rete. E quindi la rete è l'evoluzione della politica, dal basso. Noi proponiamo, costruiamo, noi abbiamo mandato a fanculo con due videi e tutta la politica e tutti i partiti politici. Adesso costruiamo un nuovo modo di fare politica, nuovo. Ci stanno copiando tutti. Noi vogliamo la seconda stella delle energie rinnovabili, vogliamo togliere gli inceneritori. Ma è possibile che in Emilia vi fanno qualsiasi cosa? Parma ha fatto tre inceneritori a 200 metri dalla barilla, in mezzo al formaggio grana. E allora per dire che gli inceneritori non fanno male, prendono degli
gli studi di Elliott, per esempio, che ha fatto 15 anni di studi per vedere il grado di tumore vicino agli inceneritori, prendono lo stesso studio, lo pubblicano in Italia, cambiando il risultato, rovesciandolo, stanno mettendo no al posto di sì, rovesciando il risultato, e questi manuali falsi, falsificati, vengono dati alle regioni che le applicano, tra cui la Toscana e la Sicilia. Cioè applicano dei risultati contraffatti. Arrivano perché? Perché gli inceneritori sono business, costano 20, 30, 40 milioni di euro, sovvenzionati dai nostri CPSI dalle bollette. Allora questa storia deve finire, incenerimenti zero, raccolta differenziata. Rifiuti zero significa non produrre i primi rifiuti, il primo imballaggio, il secondo. Produrre in un altro modo, non è possibile produrre, continuare a produrre così. Questo è un paese che se n'è andato, signori, se n'è andato, è in default. Abbiamo uno dei più alti debiti del mondo, il debito pubblico nel 2010 supererà i 2.000 miliardi di euro. Tremonti, il ministro Tremonti, ogni mese aumenta il debito di 15-18 miliardi di euro ogni mese. Ogni famiglia è indebitata da 120 mila euro, ogni famiglia di 4 persone. Dove sono andati questi soldi? Perché abbiamo un debito a testa di 30.000 euro? Dove vanno? Si può continuare a aumentare il debito così? Chi è che compra il nostro debito? I BOT e i CCT. Tremonti è andato in Cina. Cosa è andato a fare in Cina un ministro delle finanze nostro? Una volta i nostri ministri andavano all'estero e dicevano: cazzo, abbiamo delle industrie, abbiamo degli oliveti, abbiamo delle cose meravigliose. Propagandavano il nostro know-how. È andato in Cina a vendere il debito. Il debito si vende oggi. Il debito è il PIL. Noi aumentiamo il PIL col debito, l'avete capito, sì o no? È semplice. Ma quando tu vendi il tuo debito, allora pensate a voi, se avete un debito, se qualcuno ve lo compra, avete un'attività in debito, io ti compro il debito della tua attività. Allora vi faccio questa domanda: se io ti compro il debito della tua attività, la tua attività di chi è? E allora, di chi ti compra il debito? La tua attività. Allora, noi vendiamo i BOT e CCT ai cinesi in cambio di cosa? Perché i cinesi comprano il nostro debito? Perché noi gli svendiamo sovranità popolare, gli svendiamo il territorio, gli svendiamo la possibilità di venire qua a fare centrali nucleari, di fare inceneritori, l'acqua e il suolo. Perché Arrivara, la rete ha scoperto che Arrivara nel basso modenese stavano stoccando 3 miliardi di metri cubi di gas e non sapeva niente nessuno nei paesi vicino, in mezzo al biologico, 3 miliardi di metri cubi di gas a 2000 metri sottoterra. Facevano due campi di calcio, due torri, un capannone e nessuno diceva, arrivava lì, c'è il capannone, socio, c'è il capannone, Mugneri, non c'era il capannone, ma cos'è il capannone? Il capannone ti fa un culo così il capannone! Perché erano 3 miliardi di metri cubi di gas stoccato da chi? Da una società inglese, fatta da padre e madre, da due coniugi, con 10.000 euro di capitale sociale, quotata in borsa a Londra, che solo per aver avuto l'approvazione, senza dire niente alla cittadinanza, dal Ministero dei Beni Produttivi, solo per l'approvazione, le loro azioni da 2 euro sono andate a 50 euro. Allora, chi erano questi due inglesi che fanno una società per stoccare 3 miliardi di metri cubi di gas sotto il vostro culo? Chi è che c'è dietro? Io lo so chi c'è dietro, sono sempre gli stessi che sono dietro. Ma non era che ci serviva il gas per la nostra sopravvivenza, il gas veniva stoccato, cioè veniva comprato d'estate quando costa meno, stoccato sotto il vostro culo e rivenduto all'estero in inverno quando costa di più, solo per speculare, e ti metti 3 miliardi di metri cubi di gas a 2000 metri in mezzo ai cittadini, e questa è la politica che vi fanno, non sapete un cazzo, lo vedo dalle vostre facce! Lo vedo, mi guardate così e vi associo ai 3 miliardi di metri cubi, quanto sono i 3 miliardi di metri cubi? Non sapete più niente, i cittadini sono espulsi da qualsiasi sistema. Milioni di persone non contano più niente. Noi abbiamo fatto videi. I videi per mandare via i condannati dal Parlamento, per fare due legislature. Un videi su un presupposto della democrazia che non c'è più. Quello di andare a votare e dare un voto di preferenza. Hanno tolto anche questo, hanno tolto la base della democrazia, la base!